Buon inizio di settimana a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo dalla vita politica, conferenza stampa del senatore Roberto Ruta questa mattina per illustrare la conclusione dell'indagine conoscitiva da parte della Commissione Sanità in Senato sulle condizioni del settore, con particolare riguardo a quello delle regioni sottoposte al piano di rientro. Per noi Giuseppe Pittà. Il governo assuma come proprie le conclusioni approvate all'unanimità dal Senato della Repubblica nella funzione di indirizzo assegnata dalla Costituzione repubblicana al Parlamento. Così esordisce il senatore Roberto Ruta quando in conferenza stampa illustra in sintesi le conclusioni della specifica indagine conoscitiva approntata dalla Commissione Sanità e relativa allo status complessivo del comparto della tutela della salute, con particolare attenzione ai territori regionali sottoposti ai vari piani di rientro dal debito. La Commissione ha rilevato in primis un risultato complessivo di eccellenza nella produzione del servizio sanitario regionale, risultati riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa inferiori a quelli dei maggiori paesi europei. Detto questo, il parlamentare molisano, in sintonia con le risultanze della Commissione, sottolinea la scelta di consolidare questi percorsi senza compromettere l'equità e la qualità dei servizi. Comunque, la realtà, afferma Ruta, racconta di sistemi sanitari regionali dove si registrano rilevanti differenze di qualità ed efficienza. 7 regioni, tutte del sud, Molise compreso, ma con esclusa la Basilicata, si posizionano al di sotto della soglia di adempienza. Il sistema non può sopportare ulteriori restrizioni finanziarie. La sostenibilità e il monitoraggio dei LEA devono essere punti non più rinviabili, ma soprattutto bisogna agire nel rispetto dell'uniformità dei servizi nella tutela della salute. Per il Molise bisogna sì pagare i debiti accumulati, ma lo Stato ha il dovere di assicurare ai molisani la tutela della salute. Almeno un DEA di secondo livello, afferma, ed una sufficiente presenza di personale ed operatori per rendere effettiva la prestazione sanitaria. A Campobasso è stato presentato il progetto Legalità Bene Comune, elaborato dalla Scuola della Legalità Don Peppe Diana, destinato agli alunni delle elementari per infondere i valori di democrazia, libertà, solidarietà e giustizia sociale. È previsto, con partenza da settembre, il progetto Legalità Bene Comune, con il quale esordisce finalmente anche a Campobasso la scuola della legalità dedicata a Don Peppe Diana. Con la sintonia piena del sindaco Antonio Battista e della sua giunta, l'iniziativa è stata presentata alla sala consiliare del comune di Campobasso. Un progetto destinato ai giovanissimi studenti, perché saranno gli uomini di domani e la speranza vuole che siano pieni dei valori democratici, nel pieno rispetto della libertà di tutti gli individui, nel segno della solidarietà e forti dei concetti della giustizia sociale. Ne parliamo con Vincenzo Musacchio, fondatore e direttore della scuola e presidente di Corea. E finalmente qualcuno in Molise si è accorto di noi, perché come ben detto noi abbiamo avuto riconoscimenti nazionali e anche europei, quindi finalmente qualcuno in Molise si accorge che esiste la scuola della legalità, e questo mi fa davvero molto piacere. Il progetto che presenteremo è un progetto davvero avveniristico, grande, perché prevede tantissime attività, e questa volta, a differenza delle altre, partiremo con i più giovani. Il progetto partirà con le scuole elementari, perché vogliamo portare il concetto, il valore, la cultura della legalità tra i più piccoli, ritenendo che da quell'età si debba incominciare a percepire il senso della legalità, il rispetto della legge. Quindi il progetto non sarà un progetto statico, sarà un progetto variabile, in corso d'opera, lo potremo modificare a seconda delle esigenze che ci saranno al momento, e ci saranno grandi personalità che in prima persona hanno vissuto la legalità e hanno lottato. E molti hanno perso la vita per questo ideale, quindi speriamo che il progetto abbia il successo che merita. La prefettura di Isernia non vigila a dovere sui rilevatori di velocità posti sul proprio territorio di competenza. Le critiche del sindacalista Felice Antonio di Schiavi sull'autovelox nascosto al bivio per Fornelli.
Io adesso le faccio rimettere la divisa da vigile, quello che aveva in gioventù. A noi hanno segnalato molte persone che giù al bivio di Fornelli, il comune, ci sono delle indicazioni che c'è l'autovelox, però ci dicono, non so se è vero, comunque ci dicono che l'autovelox viene posizionato nella macchina del vigile, nella macchina. È corretto questo? E il vigile magari pure. E il vigile è presente, sì. Ecco. Questo è scorrettissimo. Questo è, noi abbiamo sempre detto che molti comuni fanno sciacallaggio, perché questo è un esempio del genere, perché la pubblica amministrazione deve dare l'esempio di come si agisce, deve rispettare la legge. L'articolo 142, comma 6 bis, afferma che le apparecchiature usate per il controllo della velocità devono essere non visibili, ben visibili, ci mette un ben davanti. E se quello si nasconde dentro la macchina, con l'autovelox dentro la macchina, il cittadino non lo sa, non è né visibile né ben visibile. E non è un comportamento corretto, e io me la prendo probabilmente con chi avrebbe il compito di farli quei controlli, a cominciare dalla prefettura, che ha esclusivamente il controllo, ha questo controllo sui mezzi per rilevare la velocità e su come li si usano. A proposito di controlli, una recente sentenza parla che gli autovelox vanno revisionati periodicamente. Giustamente, però i ricorrenti, o meglio i trasgressori, quelli che hanno ricevuto le contravvenzioni, la prima cosa che dovrebbero guardare sul verbale se l'apparecchiatura è stata revisionata, perché se non è stata revisionata purtroppo devono sempre fare ricorso, andare davanti al giudice di pace e avere ragione, ed avranno ragione, dovrebbero farlo anche davanti alle prefetture, però a volte le prefetture non danno ragione ai ricorrenti, e quindi devono andare sempre davanti al giudice di pace se vogliono avere veramente giustizia. Giornata di consiglio regionale e ancora presidi di lavoratori che si mobilitano per chiedere la giusta attenzione da parte delle istituzioni ai loro problemi e alla soluzione di quelli che sembrano ancora oggi difficoltà insormontabili. Presenti questa mattina gli autisti cantonieri della provincia di Isernia. Consueta seduta in ritardo del Consiglio regionale e consueti presidi di lavoratori che ormai neanche più hanno la forza di protestare per difendere le loro cause e chiedere le giuste attenzioni di una classe politica sempre più distante dai problemi della gente. Non è che siamo qui perché, come dire, ci stiamo divertendo, anzi, qualcuno magari lo starà anche facendo al mare. Noi siamo più arrabbiati che mai perché ci troviamo di fronte a una classe politica assolutamente inadeguata da una parte, e da un'altra parte bugiarda, e da un'altra parte anche, come dire, molto cattiva, perché se è vero che sta mettendo per strada tutti, alcune posizioni molto particolari, molto amichevoli, le sta risolvendo, anche in barba a quelle che sono parità di situazioni. Dico per esempio quello che è successo nella protezione civile, quello che è successo per il segretario del Partito Democratico, insomma sono cose vergognose, cioè ci troviamo di fronte a persone che non hanno di che campare e questi si permettono di fare tutto in più. C'è anche un presidente che non accetta il contraddittorio in aula perché dicono che l'aula è la loro, dimenticando che evidentemente è del popolo, poi però parla di persone quando non sono presenti, e addirittura è successo per il magistrato Papa, è successo anche per il sottoscritto, assente quel giorno perché aveva un funerale in casa, cioè, parliamo di persone veramente indegne. Stavolta registriamo una new entry tra le presenze nell'azione di protesta, quella degli autisti cantonieri della provincia di Isernia, da mesi senza lavoro. È dal primo di aprile che noi stiamo senza lavoro. Ci chiamano soltanto quando serve l'emergenza per togliere la neve. Il 29 di dicembre è venuto a nevicare, ci hanno chiamato, eravamo disoccupati, ci hanno chiamato perché non potevano andare più avanti, perché la provincia di Isernia ha o 7 o 8 cantonieri effettivi con 850 km di strada. Le strade della provincia di Isernia non si puliscono più, né d'inverno né d'estate. Questo è il problema, noi stiamo a spasso, l'esigenza c'è. Perché l'esigenza purtroppo c'è, però non ci chiamano, non sappiamo qual è il motivo. Prendono avvocati, prendono ingegneri, rinnovano tutte, fino a dicembre hanno rinnovato tutte le persone che hanno un livello più alto del nostro. Attualmente noi siamo gli unici, i cantonieri siamo gli unici che non abbiamo questa possibilità di poter lavorare.
La società Farace Autoservizi avverte l'utenza che da domani sarà costretta a sospendere il servizio a causa della mancanza di carburante. La grave condizione in seguito ad una vertenza pluriennale con la regione Molise che non eroga quanto dovuto alla ditta di trasporto pubblico. Il contenzioso tra la Farace Autoservizi SRL e la Regione Molise ha inizio alcuni anni fa, quando la struttura regionale competente invitò alcune società del trasporto pubblico ad utilizzare alcuni fondi statali per la sostituzione di autobus considerati obsoleti. Soldi mai erogati dalla Regione. Da qui nasce la vertenza che ad oggi ancora non si conclude e che di fatto apre alla decisione dell'azienda di sospendere il servizio da domani, ufficialmente a causa della mancanza di carburante per i mezzi. Sicuramente lo interromperemo, chiaramente non per vostra volontà, ma per necessità, per una questione pure di sicurezza, essendo esaurito il gasolio, quindi gli autobus sono impossibilitati di partire e quindi di esercitare il servizio pubblico. Dal lontano 2012 noi siamo stati autorizzati dalla Regione Molise alla sostituzione di un autobus, dietro c'era il contributo, parte del contributo regionale, altra percentuale finanziata, cofinanziata dalla società. La Regione Molise non ha mai sborsato, diciamo, queste somme del contributo, che poi tra l'altro venivano erogate dal Ministero, quindi dallo Stato. Questi soldi sono andati persi, non si sa che fine abbiano fatto sul capitolo regionale. Ci siamo trovati un pignoramento presso terzi, quindi presso l'ente regione, che ci ha bloccato le cifre da dicembre 2014. C'è un'ordinanza attuale del giudice che ordina alla regione di pagare l'Aevobus e di sbloccare le somme pignorate. Un contenzioso che si è sviluppato nel corso di almeno 5 anni e non ancora risolto, nonostante le decisioni assunte dalla magistratura in favore della società matesina. Abbiamo un autobus finanziato con dei soldi, a questo punto neanche regionali, ma derivanti da una convenzione con il Ministero dei Trasporti, quindi già indicati nella delibera 683 del 2011 che assegnava gli autobus alla ditta Farace e ad altre ditte. Soldi che a un certo punto non si sono più trovati, quel famoso contributo di 194.000 euro a carico dello Stato, oltre quello che poi doveva mettere la ditta, che era pari a circa altri 100.000 euro versati dalle ditte, ed oggi anche per quel contributo che era già erogato, già stanziato, la ditta Farace si trova a dover finanziare questi importi nei confronti della Evobus ditta creditrice per lo svolgimento di un servizio pubblico locale che dovrebbe essere totalmente a carico dell'ente appaltante. La raccolta differenziata dei rifiuti ha raggiunto ad Isernia la soddisfacente quota del 55% in pochi mesi. Al microfono di Michele D'Alessio ci illustra l'attuale sistema Antonio Pirolli dell'impresa Smaltimenti Sud. La raccolta differenziata si cerca di migliorarla, in che maniera? Sicuramente cerchiamo sempre di migliorare quello che è il servizio. Abbiamo riscontrato in questi primi mesi che comunque c'era una carenza, diciamo, nella raccolta del multimateriale, perché il multimateriale che raccoglie, cioè l'insieme di carta, cartone, plastica, latta, lattine, ovviamente il cittadino, specialmente nel periodo estivo, ne fa molta di più, e quindi abbiamo intensificato facendo una doppia raccolta che verrà fatta regolarmente con il giorno, il lunedì, con l'esposizione il lunedì e il giovedì sera, quindi sarà una doppia raccolta. In più c'è lo spostamento di una raccolta dell'organico al venerdì sera, così andiamo a sanare quella che era la lamentela un po' dei cittadini, che ovviamente consumando pietanze a base di pesce nel venerdì dovevano conservare questo, diciamo, dovevano conservare gli scarti di questo alimento fino a lunedì sera, a lunedì mattina, cioè esporre domenica sera, quindi abbiamo migliorato anche in questo caso. Vogliamo riepilogare? Allora, il lunedì e il giovedì ci saranno le doppie raccolte di multimateriale e poi, come potete vedere dal pieghevole, diciamo lunedì e giovedì sono giorni di esposizione, però lunedì sera, giovedì sera, mentre l'organico verrà esposto la domenica e il martedì e il venerdì, l'indifferenziato è stato spostato al mercoledì e il vetro resterà la raccolta il martedì.
Ad oggi come stanno rispondendo gli utenti? Ma sostanzialmente diciamo non possiamo lamentarci della risposta degli utenti, perché si è partita da una percentuale abbastanza bassa nei primi mesi e oggi abbiamo raggiunto diciamo dei buoni risultati superando il 50% della raccolta differenziata. Sicuramente con queste nuove modifiche e con diciamo anche l'apporto dei cittadini residenti nelle frazioni, sicuramente penso che per fine anno raggiungeremo il 65%. Accesso abusivo informatico, estorsione online e riciclaggio di illeciti proventi nella rete della Polizia di Stato è finita una organizzazione criminale. Dettagli in questo servizio. Sgominata dalla Polizia di Stato di Campobasso, una organizzazione criminale per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo informatico, estorsione online e riciclaggio degli illeciti proventi realizzate mediante la diffusione del virus CryptLooker, di cui sono rimasti vittime a cittadini ma anche aziende private e pubbliche. Lo scenario è il seguente: l'ignaro utente riceve sulla propria casella di posta elettronica un messaggio che fornisce indicazioni su presunte spedizioni a suo favore oppure contenente un link relativo ad un acquisto effettuato online o anche da altri servizi. Cliccando sul link oppure aprendo l'allegato, solitamente un documento PDF, viene iniettato il virus che immediatamente cripta il contenuto delle memorie dei computer, anche di quelli eventualmente collegati in rete. A questo punto si realizza il ricatto dei criminali informatici che richiedono agli utenti, per riaprire i file e rientrare in possesso dei propri documenti, il pagamento di una somma di alcune centinaia di euro in moneta virtuale, a fronte del quale ricevere via email un programma per la decriptazione. È importante non cedere al ricatto, anche perché non è certo che dopo il pagamento vengano restituiti i file criptati. Tenere sempre aggiornato il software del proprio computer, munirsi di un buon antivirus, fare sempre un backup, ovvero una copia dei propri file, ma soprattutto fare attenzione alle mail che giungono, specialmente se non attese, evitando di cliccare sui link o di aprire gli allegati. Sono questi i consigli più importanti da seguire per impedire l'infezione del CryptLooker. Con andante affettuoso, la pianista Rossana Carnevale ripercorre nel suo primo romanzo la vita privata e le opere di due musicisti del passato. Sentiamo l'autrice. Rossana Carnevale, vogliamo far vivere a chi ci ascolta un pochino questo andante affettuoso? Andante affettuoso è un romanzo che può essere letto su vari livelli, innanzitutto su due livelli narrativi. Uno che riguarda un personaggio antico realmente esistente, la cui vita viene in qualche maniera da me romanzata, sulla base però di percorsi di una reale vita professionale, un musicista. E un secondo piano narrativo in cui personaggi contemporanei studiano la musica di questo musicista. Ne viene fuori un percorso di ricerca di un uomo attraverso la sua musica. Come è nata questa sua... Allora, è nata innanzitutto dalla mia passione per la musica. Io sono innanzitutto pianista e ho lavorato su questo autore, ho studiato il profilo, ricercato e ricomposto il profilo biografico di questo autore, però non sono riuscita a trovare niente che riguardasse la sua vita più privata e più personale, e quindi da questo mistero poi è nato diciamo questo germe narrativo che ho poi sviluppato pian piano. È stato un gioco letterario che poi è diventato libro. Senta, per lei la cultura è pane quotidiano, dal suo osservatorio come siamo messi noi in Molise con la cultura? Allora, non è questione di Molise, secondo me, è una questione generale. Anche nel libro la cultura, la musica, l'arte vengono visti come mezzi, gli unici mezzi salvifici diciamo per quella che è la condizione umana, e quindi la cultura deve essere portata avanti, la lettura, l'arte, la musica, qualsiasi cosa deve essere portata avanti, e attraverso la cultura bisogna migliorarsi e bisogna crescere. Questo nel Molise, in Italia e nel mondo intero, che soffre di varie problematiche profondissime nel contemporaneo. Ma al Molise la sufficienza gliela diamo? Potrebbe fare di più, potrebbe impegnarsi molto di più sui temi della cultura, sui temi del paesaggio, sui temi del turismo, su tante cose, potrebbe impegnarsi di più.
Nella sede del Consiglio notarile è stata presentata oggi la Carta dei diritti dei cittadini nei rapporti con il notaio, una iniziativa attuata in sintonia con le associazioni e il movimento dei consumatori. Sono 10 le associazioni e movimenti di consumatori che hanno aderito all'iniziativa del Consiglio nazionale del notariato di predisporre una carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio. Il documento spiega opportunamente le competenze del notaio, i diritti del cittadino, le varie garanzie, oltre alle responsabilità, l'impegno professionale e l'apporto di consulenza. Questa carta dei diritti del cittadino proprio nei rapporti con il notaio serve a riconsiderare certi aspetti che magari sono ignorati, e cioè che il notaio è tenuto a una prestazione personale e quindi i cosiddetti mega studi dove il notaio non ha nessun rapporto con il cittadino, se non nel momento magari di una lettura frettolosa dell'atto e soltanto della firma, non è questa la funzione del notaio. La funzione del notaio è quella di assicurare una prestazione qualificata, personalizzata, perché il nostro ordinamento, che risale al 1913 ma che è tuttora valido, assicura questa figura professionale, che è un pubblico ufficiale in tutto il territorio nazionale, con dei diritti ben precisi del cittadino, che in questa carta sono sintetizzati a livello nazionale, proprio perché adesso la figura del notaio è sotto attacco, tant'è che c'è un disegno di legge sulla concorrenza che sottrae delle competenze importantissime al notariato, ma che proprio il Parlamento, alla Camera dei Deputati, con un parere emesso pochi giorni fa, ha stralciato completamente questi articoli, che non erano neanche stati proposti dall'autorità della concorrenza e che invece erano stati proposti evidentemente sul suggerimento di poteri forti, quali le banche e le assicurazioni, che tendono a stravolgere il nostro ordinamento e a portarlo sempre di più verso un ordinamento di tipo anglosassone, dove la figura del notaio non c'è e quindi tutta la tutela è ex post, cioè con le assicurazioni e con le cause, che sono molto di più che in Italia. Ospedale per comunità, è questa la soluzione più praticabile per il Santissimo Rosario di Venafro, un punto di primo intervento e 70 posti letto destinati alle RSA, Alzheimer e riabilitazione estensiva. Garantire il diritto alla salute con un'offerta sanitaria di eccellenza in grado di dare risposte alle popolazioni della provincia di Iserni, Alto Casertano e dell'area del Cassinate. L'ipotesi individuata per l'ospedale di Venafro è quella di una struttura sanitaria di comunità. Il presidio, così come previsto in sede di riorganizzazione, dovrà essere dotato di un punto di primo intervento, 40 posti letto destinati alle RSA, 20 per la riabilitazione estensiva, 10 per le cure dall'Alzheimer, oltre ai posti riservati alla lungodegenza e riabilitazione motoria. Per il Santissimo Rosario si andranno ad aggiungere poi le attività degli ambulatori, anche quelli chirurgici, tarati in base alle esigenze del territorio venafrano. Per evitare tagli e ridimensionamenti che ciclicamente la classe politica regionale potrebbe individuare per favorire le strutture private, per il nosocomio il tavolo tecnico ha assunto l'impegno nell'avviare al più presto nello stabile opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire le migliori condizioni di lavoro per i sanitari e di degenza per i pazienti. Al termine dell'affollato tavolo tecnico, sorrisi e strette di mano per sancire un colloquio proficuo e che dovrebbe chiarire a tutti l'utilità di un nosocomio di frontiera come il Santissimo Rosario. Festa del Ramadan a Isernia domani, la cerimonia cara alle popolazioni arabe per la fine del digiuno. La festa si svolgerà all'interno dello stadio comunale.
sono il segretario della comunità islamica qui a Isernia, abbiamo sede a Pozzilli e abbiamo chiesto uno spazio per poter praticare la Salat del Eid, che sarebbe la festa del fine digiuno del Ramadan che adesso stiamo facendo. Siccome il numero di persone è comunque superiore a stare in una sede dove ne porta 30-40, abbiamo deciso di farlo in questo campo all'aperto, dove c'è comunque una capacità maggiore rispetto a un locale. Io ringrazio il sindaco e l'amministrazione per questa cosa, perché questo è un segnale forte di integrazione, soprattutto perché noi siamo qui anche per farci vedere. L'Isernia deve sapere che c'è anche una comunità islamica, che non deve fare di tutta l'erba di un fascio, perché guardando la televisione si può pensare molte cose, ma ognuno è diverso dall'altro, e noi siamo qui come comunità per far vedere che siamo gente pacifica, che viene dall'estero con buoni principi e che vuole solamente far capire, praticare, far capire cosa stiamo praticando, la nostra religione. Qual è il vostro atteggiamento nei confronti dell'ISIS, Italia Gole, che tanto terrore stanno seminando? Allora, noi siamo differenti dall'ISIS, noi e l'ISIS siamo lontani anni luce, perché loro non seguono quello che è il Corano e a cui noi seguiamo. Nel Corano ci sono scritte molte cose che si traducono in rispetto per gli altri popoli, le altre persone, e l'ISIS non è questo. L'uccisione è uno dei peccati più gravi per il Corano. Quindi noi e l'ISIS siamo lontanissimi. Le somme economiche spettanti alle imprese edili che operano per completare la ricostruzione abitativa nei paesi del cratere sono state azzerate. I lavori possono riprendere spediti grazie a un nuovo contributo regionale pari a 27 milioni di euro. Siamo nelle condizioni di pagare i lavori contabilizzati a tutto il 15 giugno 2015. Il termine ultimo fissato dalla Commissione europea dei 60 giorni ritengo che sia a questo punto abbondantemente rispettato anche dalla Regione Molise. Voglio ricordare che i tempi che superavano l'anno per il pagamento dei lavori, quando siamo arrivati qui alla guida della Regione, quindi ad aprile 2013, oggi, grazie anche alle misure impopolari che ci hanno visto protagonisti nell'imporre una sospensione temporanea dei lavori perché potessimo essere nelle condizioni di riallineare avanzamento lavori e pagamenti, oggi ci mette nelle condizioni di poter dire alle imprese, insomma, la Regione un po' alla volta la sua credibilità nei confronti del sistema produttivo la riconquista con i fatti, e devo dire che con altrettanta fiducia mi auguro le imprese possano bruciare i tempi della ricostruzione. Possono ripartire con maggiore speditezza le opere per il completamento in Molise delle abitazioni lesionate dal terremoto del 2002 che ha colpito buona parte della provincia di Campobasso, un passo importante raggiunto dall'esecutivo di centrosinistra a Palazzo Vitale dopo le numerose frenate dei mesi scorsi. Tutto l'importo verrà dato alle imprese e ai consorzi, il che significa azzerare completamente quello che è l'arretrato. Era una promessa di questo governo regionale, era un impegno tra mille vicissitudini, tra mille difficoltà che stiamo ottemperando, e questo è un passo importante per ripartire, perché i tempi di chiusura della ricostruzione non sono molto lunghi nonostante tutto, e quindi dobbiamo dare un messaggio che abbiamo sempre rimarcato di fiducia e di estrema volontà di riprendere i cantieri e di ripartire. Quindi il governo Frattura, questa amministrazione ci ha puntato, e un ringraziamento particolare va a chi ha operato affinché questo avvenisse, quindi ai dipendenti dell'agenzia, alla dottoressa Scarlatelli e a tutti quelli, Fausto Tosto, non devo dirlo con assoluta sincerità, senza del quale non avremmo ottenuto questo risultato, perché rimettere in piedi questa nave dopo mille vicissitudini significa averci puntato. Questo è un risultato di partenza, perché il risultato sarà quello di chiudere la ricostruzione, perché non siamo quelli che l'hanno iniziata, l'hanno perpetuata, però saremo quelli che la chiuderemo con l'impegno e con la volontà di sempre. Ci occupiamo di queste alte temperature, caldo estremo anche oggi sulla regione, picchi oltre i 35 gradi nelle zone di pianura e meno ventilate, apparato cardiocircolatorio, cervello e muscoli messi a dura prova da giorni. Ce ne parla Gian Piero Porfirio.
Frasi che sembrano banali, quasi scontate, che si ripetono come un rito ad ogni estate afosa. Stiamo parlando di come combattere le torride temperature che hanno raggiunto anche oggi le regioni adriatiche dello Stivale, valori percepiti intorno ai 35 gradi per via dell'umidità. Si cerca refrigerio ovunque, in mare, in piscina, all'ombra degli alberi in montagna o barricati in casa fino alle ore serali. La calura non dà tregua dagli inizi del mese, a sfregarsi le mani gli operatori turistici e degli stabilimenti marini. A maggior rischio, recitano a memoria medici e specialisti, anziani e bambini, i più esposti a condizioni climatiche estreme. Le risposte sono quelle di sempre: ridurre le attività fisiche e atletiche al minimo per un organismo già stressato dal caldo e in condizioni di disidratazione di liquidi. Appunto per questo è bene ricordare di bere molta acqua, pochissimi alcolici e caffè, come la dieta deve essere molto povera di grassi e cibi fritti, ma ovviando con alimenti naturali e freschi come la frutta di stagione, insalate e verdure per reintegrare vitamine, zuccheri e acqua. Attenzione alle tintarelle sulle spiagge, gli effetti dell'irraggiamento eccessivo e nelle ore più calde del sole potrebbero portare nei casi estremi a fenomeni tumorali sulla pelle. Quasi inutile ricordare infine di indossare nel lavoro, come nella vita quotidiana, abiti leggeri di cotone e dai colori chiari per ridurre la sudorazione corporea. Una bomba a carta scoppia nella notte a Campomarino Lido, danneggiando il ristorante e il centrale. Non si conoscono finora le ragioni dell'atto criminoso, che getta comunque un'ombra sulla serenità e la sicurezza dei luoghi turistici della fascia adriatica. Giuseppe Pittà. Probabilmente una bomba carta verso le 4 di questa mattina squarcia il silenzio della notte e rovina pesantemente la vetrata, la grande tenda posta all'entrata e parte dell'arredo di un ristorante, il centrale, che in questi giorni d'estate sta lavorando tanto per offrire ai turisti l'occasione della buona cucina. Una esplosione che non ha, per fortuna, creato vittime e ferite tra le persone, che ha lasciato intatta la cucina del ristorante e che ha perciò potuto conservare l'agibilità. Il boato ha naturalmente svegliato i residenti della zona, che hanno avuto davvero molta ma molta paura. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente per oltre 4 ore, ma anche i carabinieri e gli uomini della scientifica per i dovuti e necessari rilievi. Le indagini sono tuttora in corso, non si escludono più piste, tra le quali quella più plausibile di una intimidazione. Però sembra tutto ancora aleatorio, non ci sono ragioni evidenti, lo stesso proprietario non riesce a darsi una risposta se non quella di un locale che in questo periodo sta lavorando molto con grande successo. Intanto, avendo potuto conservare l'agibilità, non ha aspettato un solo minuto e si è rimesso al lavoro, ripulendo il tutto dai detriti e dai pezzi di vetro e considerando la possibilità di riaprire al pubblico questa sera stessa. Una biga con cavalli in terracotta, ritrovata nelle campagne di Ururi, probabilmente nel IV secolo a.C., è il reperto in mostra allo spazio espositivo del Molise a Milano, ma la vetrina per la regione sono anche gli scavi di Altilia e Pietrabondante, le zampogne di Scapoli, la pontificia fonderia e le indocce di Agnone. Per noi Monica Surace. Aria, acqua, fuoco, terra, elementi di sopravvivenza, elementi di vita, elementi ben rappresentati all'interno del padiglione Molise inaugurato all'Expo di Milano. Soprattutto il Molise in Expo, una vetrina straordinaria con un'opportunità unica per la nostra regione. L'idea di raccontarci, per suscitare emozioni e curiosità, così mi auguro da convincere più di qualcuno a raggiungerci in Molise per conoscerlo direttamente, è l'obiettivo che ci siamo posti e ci auguriamo che questa settimana ci aiuti a raggiungere al meglio l'obiettivo. Quanto di più deve fare il Molise perché appunto vengano valorizzate quelle che sono le eccellenze della regione? Ma tanto per cominciare deve crederci un po' di più. La logica di fare squadra, superando anche il singolo campanile, ci mette nelle condizioni di promuoverci al meglio. Oggi siamo finalmente all'inizio di una nuova fase. Abbiamo ricevuto l'approvazione della nostra
nostra programmazione comunitaria abbiamo risorse importanti, ora si tratta di saperle spendere al meglio, ripeto, per creare non solo opportunità ma soprattutto per raccogliere risultati. Assessore, il Molise nel mondo, una vetrina importante. Sì, lo sto ripetendo ormai da diverso tempo, visto che è la terza volta già che vengo ad Expo, per noi è un'occasione straordinaria. 30 milioni di visitatori in Italia per questa rassegna, con le nostre regioni al centro delle capacità dei nostri territori di farsi conoscere, è una vetrina necessariamente importante che difficilmente tornerà in Italia finché noi saremo, si parla ogni 100 anni, quindi immagino che tanti di noi non ci saranno. E questa è l'occasione anche per dimostrare che siamo un territorio ancora spendibile, territorio capace di poter essere fruito nella sua interezza, anche perché è un territorio che ha conservato quasi intatto la sua capacità e valore anche ambientale. Scarsissima antropizzazione, poca presenza dell'uomo sul territorio, 35% del territorio coperto a bosco, distanze che ci consentono di giungere dalla montagna media sino al mare. Il Molise è davvero una bella regione. Noi qua a Expo abbiamo cercato di portare all'attenzione del visitatore non solo le qualità, quelle visibili, ma anche ciò che è, che è conservato nel valore, nelle tradizioni immateriali del Molise. Si parla di transumanza che non è necessariamente tratturi. E con questa notizia è veramente tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.